Buonasera. Buonasera a questi due grandi, attori. Sono due attori, fratelli Atto. Sì. Ok, grazie. Dicevo due grandi attori. Due attori che adesso impareremo a conoscere, farò alcune domande loro, ma soprattutto la cosa importante di questa... Grazie. Dicevo due attori che hanno un particolare, questa scuola ha una caratteristica... Questa scuola ha una caratteristica... Molto bravo, dicevo una scuola particolare perché questi attori in questa scuola non si impara a recitare nel classico modo con quell'enfasi un po' gasmaniana, quella incisività, vero? Bravo ragazzo, avete detto ragazzo. Che voi un altro modo non è... Ne ho mai chiesto di farmi domande? No, mai! Mai. Allora, intanto conosciamoci, fratelli sì. Atto, ho detto, lei è? Io mi chiamo Rone Atto. E lei? Renato Atto. Atto Renato e attorone. Beh. Grazie. Siete... Ecco, avete... Dirottelo. Mi dirottelo. Diremmoglielo, sa? Sì, ma ditemelo. Avete altri abbiamo fratelli? Anche un fratello. Abbiamo anche un fratello. E come si chiama? Io sono molto più calmo. Rino. Fratello Rino? Ragazzino. Attorino. Non può lavorare con noi, è vero? Perché noi siamo dei ragazzi importanti. Non lavora con voi? Non può lavorare con noi. Come mai non può lavorare con voi? Perché è attorino in questo momento. Ah, e che fa? Non sa che lavoro fa. No, che lavoro fa? Il fattorino. È facile, allora. Grazie questa scuola. Parliamo di questa scuola, certo. L'avete fatta voi questa scuola? L'abbiamo fatta noi, con la cazzuola, il cemento, il mattino, la cazzeruola, la calcina, la bitoniera, è vero? E girava! Sussurro! Bravo! Complimenti! Non ha fatto niente di esaltante! Se li meriti! Ma non ha fatto niente! Se li merita! Ma si merita cosa? Non ha fatto niente! Gli abbiamo mai chiesto niente a lei? Mai! Mai. Allora, lei per favore faccia una cosa. Ecco, io voglio fare una domanda. E non vada oltre. Io voglio fare una mai domanda. Oltre. Quanti alunni avete? Diroglielo. Uno. Uno solo? Ne abbiamo uno. Pochi ma buoni. Vabbè, bravo. Come no, si chiama? No. Claudio Flammia, ma è un cane d'attore. Va bene. È un attore. Allora, veniamo a noi. Voi siete qui per decantarci una poesia in una maniera diversa, immagino. Naturalmente noi è con un... lei in un modo, lei in un sembra altro. Che... Perché lui... Può anche ridere, sa? Vabbè, sei scappato da ridere. Guadagni il centro. No, io guadagno quanto mi pare. Lei, lei è della finanza? No, ma che finanza? Dico, guadagni il centro qui. Vabbè. Ma lei non ha fatto niente. Ma venga qua, non ha fatto niente. Può andare, per favore? Io so andare. Può andare, per favore? Allora, sentiamo mai questa poesia. Di stare vicino a me io? No, mai! Sentiamo farò che farò vedere, sì. Come si recita così, senza vero esagerare, come fanno gli attori. Adesso declameravvi una poesia, prego. Grazie. Il titolo? Niente. Allora, lei per favore. Sì, ma voglio sapere, se conduco io lei chiederò il titolo, no? Le ho mai chiesto di condurre noi? No, mai! Mai chiesto. Niente. Non voglio esagerare come fanno. No, eh? No, mi raccomando, non esageri. Niente. Lei ti ha guardato, tu? Tu. Ma sei preoccupato, tu? Niente. Lei allora. L'espressione di paura. Lei allora. Si è spogliata dinanzi a te, tu. Niente. Lei allora ti ha leccato anche un orecchio nuda com'era, tu. Niente.
Ma non è che niente è niente, grazie, grazie, grazie. Guardi, che l'ha decantata lui, l'ha decantata lui. Adesso sentiamo adesso un modo completamente diverso di recitare del signor Renato Atto. Abbiamo Bravo. Chiesto qualcosa noi? No. A lui? Mai! Mai! Allora inizierò, ma, è vero? Decanti in un altro modo. Perché noi, lei sa, signor, non mi ricordo neanche il nome, comunque Confredo. Decanti. Allora lei stia calmo. No, stia molto lei, calmo lei. Lei mi ha chiesto di agitarsi? No, mai! Allora, io volevo... A memoria, vada. Allora, siccome noi impariamo sempre a memoria, noi grandi attori di teatro, è vero? Io questa sera leggerò. Come leggerò? Il titolo della poesia è Bella. Silenzio perché l'atmosfera. La tua ombra è apparsa oscurando tutto perché tu sei bella. Il tuo fascino è grande come grande il tuo corpo. Perché tu sei bella. Il tuo viso splende come la luna piena, è vero, l'ho aggiunto io. Perché tu sei bella. I tuoi fianchi grandissimi accarezzano i tuoi seni oceanici, è vero, oceanici. E le tue cosce infinite sono zeppe di cellulite. Perché tu sei bella, bella, ma bella grassa sei, è vero? Grazie. I fratelli Atto. Diroglielo, fratelli. Bravo e complimenti. Complimenti. Se li merita. Saluti anche suo fratello, mi raccomando. Ah, salutare anche vostro fratello. Renato. Carissimo. È un tripudio. Carissimo Giuseppe. Giuseppe. Senta Giuseppe. Allora, secondo nome Giuseppe. Vorremmo dedicare questa nostra prima poesia detta al pubblico a nostro padre scomparso. È vero? Famoso primo atto primo. Grazie ai fratelli Atto. Mamma mia.